Bentrovati con Azzurro Sport, quotidiano di informazione sportiva di VCO Azzurra TV. In questa edizione spazio al calcio, alle bocce, all'atletica e agli sport invernali. Apriamo dunque con il calcio. Graziano Pratini, ex Virtusville, nuovo allenatore dell'Ornavassese, prende il posto di Luciano Console. I neri occupano una posizione deficitaria nel campionato di prima categoria in piena zona play-out. Ed ora la Coppa Italia. Vittoria per 2-0 del Baveno contro la 9 nel primo impegno del secondo triangolare di Coppa che coinvolge anche il Borgo Manero. Nell'altro girone pareggio 2-2 tra Alpignano ed Orizzonti. E rimaniamo a Baveno, ma occupiamoci ora di calcio giovanile con l'edizione 2015 del Memorial Carlo Zacchera. I numeri di anno in anno crescono, a testimonianza di come il Memorial Carlo Zacchera sia diventato uno degli appuntamenti più importanti a livello giovanile. L'edizione 2015 non ha tradito le attese. 450 i bambini che vi hanno preso parte, in rappresentanza di società delle province di Pavia, Milano, Varese, Biella, Novara, Torino e del Verbano Cuseossola. Più di 1000 gli spettatori che si sono alternati sulle tribune del Galli. Al Dino sono stati serviti 750 pasti, il bar ha preparato più di 600 caffè, 100 panini con la salamella, 200 pizze, 100 focacce e 300 brioche. Insomma, numeri da capogiro ed organizzazione giustamente molto soddisfatta per la buona riuscita dell'evento che ha avuto, oltre che valore agonistico, anche momenti di svago e divertimento con la presenza degli Okea di Colorado Caffè che hanno fatto divertire tutti con la loro travolgente simpatia. Da evidenziare inoltre come tutti gli atleti abbiano ricevuto un piccolo trofeo e non la semplice medaglia. Per i primi calci non c'è stata ovviamente classifica finale, mentre tra i Pulcini 2007 il successo è andato al Mirafiori che ha preceduto Segrate e Baveno. Nei Pulcini 2006 trionfo dell'Insubria, secondo il Fissiraga e terzo il Segrate. Per i Pulcini 2005, sul gradino più alto del podio, il Segrate, che ha alzato al cielo il trofeo dopo aver battuto il Fissiraga. Terzo posto per la Polisportiva Certosa. Per quanto riguarda invece la categoria esordienti, vittoria della selezione Lombardia 1, davanti al Segrate e ai padroni di casa del Baveno. E passiamo all'atletica. In programma questo fine settimana ad Arona la quarta edizione del Cross della Rocca. Franco Filippetto ha seguito per noi la presentazione dell'evento. Cross della Rocca è una manifestazione ormai entrata nella quarta edizione, una manifestazione che ha successo, come dicevate, anche concorrenti che arrivano da fuori Arona. Sì, questo è vero, questo è molto importante per noi, essere riusciti a pubblicizzare anche fuori dai nostri contesti regionali la possibilità di correre alla Rocca, un posto bellissimo. Organizziamo un cross, una corsa non certo facile, all'inizio della stagione, possiamo considerare questo il primo cross della stagione nella nostra zona, abbiamo già quelle preiscrizioni di personaggi, di atleti che arrivano dal Milanese, dalle altre zone del Varesotto e questo è molto importante perché solitamente gli atleti di zona si iscrivono all'ultimo e verranno qua il giorno della gara stessa, soprattutto quella del sabato. La cosa importante che rimarchiamo è che anche domenica 25 ci sarà la possibilità di correre, ma riserviamo il tutto ai giovani, alle nostre promesse per il futuro, li faremo correre tutti gratuitamente, correranno i ragazzi delle nostre squadre podistiche della zona, in più correranno anche gratuitamente, se vorranno, tutti i bambini dell'Arona e circondario. Questo speriamo che sia favorito dal tempo, una bella giornata che ci permetta di svolgere tutte le attività in allegria e anche con la massima serietà che proponiamo questo percorso in un contesto così bello. Il percorso cerca di sfruttare tutto il territorio della Rocca di Arona, in particolare il prato antistante che possiamo vedere, dove ci sarà la partenza di tutte le gare con una zona di lancio verso il laghetto caratteristico del prato della Rocca di Arona e poi salire e percorrere la zona dell'attuale bar e poi le parti alte verso le rovine. Poi gli atleti ritorneranno verso il prato per compiere ancora il giro. Il giro sono circa 1,5 km.
verrà percorso 3 volte nelle gare del sabato per un totale di circa 5 km. Le gare invece della domenica mattina riservate ai bambini hanno delle lunghezze variabili in base all'età, ovviamente. Lo sport è alla base della salute fisica e mentale. Se oggi abbiamo delle generazioni di persone che vanno molto più avanti nell'età è proprio perché, oltre ai grandi progressi che sono stati fatti nella medicina, anche perché lo sport diventa sempre più a portata di tutti. Ed ora gli sport invernali, perché prenderà il via domenica con lo slalom gigante di Solden la 16ª stagione di Max Blardone in Coppa del Mondo. Ci siamo, domenica mattina alle 9.30 sul ghiacciaio austriaco di Solden scatta la Coppa del Mondo di sci. La 16ª a cui partecipa Max Blardone, che tra la preparazione in palestra e quelle sulle nevi di Sasfè si presenta al cancelletto di partenza intenzionato a riscattare una stagione avara di soddisfazioni. La preparazione della mia 16ª stagione di Coppa del Mondo, dice Max, è partita ufficialmente a maggio, ma ancora prima, tra febbraio e aprile. Ho sperimentato l'approccio a nuove forme di allenamento e una diversa pianificazione della preparazione atletica. Questo mi ha consentito di studiare un programma di allenamento mirato e calato sulle mie esigenze, tra cui porre rimedio ad una fastidiosa tendinopatia rotulea che mi aveva accompagnato per più di un anno. Con allenamento e fisioterapia il dolore è svanito, mentre la preparazione atletica ha contribuito ad elevare i livelli prestazionali. Recuperata la forma fisica, sono tornato anche molto carico e positivo a livello mentale. Dal mese di agosto, continua il campione ossolano, trasferta sulle nevi di Sasfè, dove ho effettuato una preparazione mirata e progressiva a livello fisico e di setup materiali. Le sensazioni sono positive, il programma sulle nevi, i nuovi sci e gli sviluppi dei materiali mi hanno consentito di elevare il livello di performance. Sono ottimista e consapevole di poter far bene. E a proposito di materiali, la Fisi stia prestando la massima attenzione agli aspetti legati alla sicurezza. E per quanto riguarda lo sci da gara, sempre grazie a loro stiamo facendo veramente dei progressi incredibili. Abbiamo in questo momento uno sci a mio avviso molto performante, molto buono sotto tutti i punti di vista, sotto in qualsiasi tipo di neve. Quello è importante, riuscire ad avere un materiale, uno sci che vada bene dal ghiaccio alla neve morbida. Quindi abbiamo in questo momento un buon compromesso e quindi non vediamo l'ora di andare a Solden. In chiusura spazio al GSH Sempione 82, Angelo Petrulli, presidente, fondatore ed anima del sodalizio, è stato ospite di Incontri, lo spazio di approfondimento dell'infinito dentro un bisogno, la trasmissione settimanale dedicata al mondo del volontariato, che andrà in onda domani, venerdì, alle 13 e alle 21.30. Vi aspettiamo al nostro consueto appuntamento con l'infinito dentro un bisogno, l'incontro, quella finestra che noi apriamo con i testimoni della vita, quei testimoni del positivo che a noi piace raccontare. L'ospite di questa trasmissione è un ospite veramente noto, notissimo a tutto il nostro pubblico, ed è un ospite che, come dire, ci racconterà come affrontare attraverso, tra virgolette, una difficoltà la vita stessa. L'ospite è Angelo Petrulli, che è qui con noi, e io vorrei invitare Angelo, oltre che ad invitarmi a vedere la trasmissione, a darvi un appuntamento rispetto alle sue tante attività e alle sue tante iniziative. Angelo. Sì, noi per esempio facciamo allenamento tutti i mercoledì pomeriggio al Curotti di Domodossola e a Gravellona al martedì, martedì pomeriggio. Adesso inizieremo nelle palestre e mi piacerebbe incontrare altra gente che verrebbe a vedere le nostre attività, a vedere come ci muoviamo, perché tante volte raccontare non è bello. Perfetto. È bello far vedere. Per cui l'invito è evidente alla trasmissione, ma alla trasmissione per andare a vedere e vivere con loro un pezzettino di questo gusto per la vita. Grazie a tutti, vi attendiamo. Bene, si conclude così questa edizione di Azzurra Sport. Se vi siete persi qualcosa, tutti i contenuti li trovate sul nostro sito tuttonotizie.info. Grazie per l'attenzione, arrivederci.